Dicevo che stiamo parlando di osservabilità e abbiamo praticamente chiuso, se non dobbiamo parlare per un istante di ricostruibilità. Credo di averlo già accennato in chiusura la prossima volta, ma ripetiamo qual è il problema. Il problema è il seguente. Tempo t con zero, istante di inizio osservazione del sistema, va bene, diciamo t con f, poi t con f potrà spostarsi nel tempo. Il problema della osservabilità è il seguente: da misure in questo intervallo dell'ingresso u e dell'uscita y, vedere se si può calcolare lo stato iniziale x all'istante t con 0 da cui inizia la dinamica del sistema. Però abbiamo detto che calcolare lo stato all'istante di inizio osservazione sì, è interessante, non c'è dubbio, però sarebbe molto meglio calcolare lo stato all'istante fine osservazione, che poi all'istante fine osservazione lo possiamo considerare il momento attuale, va bene, in cui io esamino il sistema e quindi ottenere lo stato x, va bene, nell'istante t in cui nell'istante presente, non nel passato. E allora affrontiamo il seguente problema, va bene. E come abbiamo fatto per la osservabilità, definiremo inizialmente stati indistinguibili nel passato. Nell'esame della osservabilità siamo partiti dalla definizione di stati indistinguibili nel futuro. E qui partiamo dalla definizione di stati indistinguibili nel passato. Allora diremo che x', sottinteso all'istante t con f, e x', sottinteso all'istante t con f, sono indistinguibili nel passato, e prima di finire la definizione diciamo qualcosina, di intuitivo, ovviamente se da misure nel passato, non nel futuro, va bene, di u e di y, dell'ingresso e dell'uscita y, non riusciamo a distinguere x' all'istante t con f da x' all'istante t con f. La definizione formale di indistinguibilità nel passato è la seguente. Allora, dicevo, due stati sono indistinguibili nel passato se detto x' di t con 0 stato compatibile con x' di t con f all'istante t con 0 e detto x' di t con 0 stato compatibile, ora farò un commento su questo compatibile, va bene, con x' di t con f abbiamo che la y di t, y'
di t uguale ad y secondo di t, con ovvio significato della simbologia, per ogni t compreso in t con 0, t con f, nell'intervallo t con 0, t con f. Che significa, questa è la definizione formale, va bene, che significa x' t con 0 compatibile con x' t con f? Significa che x' di t con 0 deve soddisfare alla seguente relazione. X' di t con f, noto ovviamente, perché è il nostro stato che vogliamo decidere se è indistinguibile dall'altro x secondo di t con f, uguale per un sistema tempo continuo e alla a t con f meno t con 0 x' all'istante t con 0 più integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau per b per u di tau in di tau. Allora diremo che x' di t con 0 è compatibile con x' di t con f fissato, va bene, con quelle misure nell'intervallo t con 0 t con f, e quindi noto la u nell'intervallo t con 0 t con f, se x' di t con 0 soddisfa questa relazione, o se volete, il che è la stessa cosa, e alla a t con f men t con 0 per x' all'istante t con 0 deve essere uguale a x' all'istante t con f meno integrale tra t con 0 e t con f di, sono pigro, puntolini. Per un sistema a tempo continuo, tra parentesi, va bene, fissato x' di t con f, è noto l'ingresso u, ovviamente, e quindi noto questo vettore che è x' di t con f meno integrale di, ma se è noto u, questo integrale lo calcolo subito, insomma, lo calcolo. Bene. Allora, x' di t 0 esiste? C'è uno stato compatibile con x' di t con f? Certamente sì, perché x' di t con f, x' di t con 0, scusate, uguale all'inversa di questa, va bene, che esiste sempre, perché e alla a l'esponenziale di una matrice è sempre una matrice non singolare. L'abbiamo già detto, ripetiamolo, i suoi autovalori sono e alla lambda t con 0 men t con f con lambda autovalori di a, e gli esponenziali sono sempre diversi da 0, che significa che quella matrice e alla a t con f meno t con 0 ha tutti autovalori non nulli e quindi è certamente non singolare, e quindi ammette inversa, quindi uguale, la sua inversa la possiamo anche scrivere e alla a t con 0 men t con f, che moltiplica, parentesi quadra, x' di t con f meno integrale, puntolini. Allora, questo è x' di t con 0 compatibile con quell'ingresso, ovviamente. Se cambio ingresso ed è fissato x di t con f, x' di t con f, cambia questo x' di t con 0. Siamo d'accordo? Perché cambia questa quantità, se cambiassi ingresso, se misurassi nel passato un ingresso diverso. Comunque, noto l'ingresso, quello che c'è stato nel passato fra t con 0 e t con f, posso calcolare x' di t con 0. E ovviamente in maniera perfettamente analoga
posso calcolare x' di x secondo di t con 0 uguale ancora e alla a t con 0 meno t con f, che moltiplica x secondo di t con f meno quell'integrale. Allora, se l'uscita y' di t deve essere uguale a y secondo di t, qualunque sia l'ingresso di t, significa, dalla definizione di stati indistinguibili nel futuro, significa che x' di t con 0 e x secondo di t con 0 sono tra loro indistinguibili nel futuro. Quindi i due stati, x' e x secondo, compatibili con x' di t con f e x secondo di t con f, saranno indistinguibili nel futuro, visto che la y' e la y', per ipotesi, sono uguali. Ciò detto, va bene, se noi facciamo x' di t con f meno x secondo di t con f, questo è uguale a integrale fra, no, non è integrale, uguale e alla a tf menti 0 per x' all'istante t con 0 meno x secondo all'istante t con 0. E poi dovrei fare la differenza delle risposte forzate dell'integrale, ma questa ovviamente se ne va, perché l'ingresso u è uguale in entrambi i casi. Ciò detto, possiamo concludere che x' di t con f è indistinguibile nel futuro, nel passato, scusate, da x secondo di t con f, se la loro differenza è uguale ad e alla a t con f meno t con 0, che moltiplica un vettore appartenente al sottospazio di non osservabilità, perché x' di t con 0 meno x secondo di t con 0 appartiene al sottospazio di non osservabilità, essendo x' e x secondo indistinguibili nel futuro. Quindi per un certo x appartenente al sottospazio di non osservabilità. Se noi chiamiamo a questo punto sottospazio di non ricostruibilità uguale a tutti quegli x tali che x uguale ad e alla a t con f meno t con 0 per un x appartenente al sottospazio di non osservabilità, ed è ciò che abbiamo detto ora, possiamo dire che il sottospazio di non ricostruibilità è uguale all'immagine nella trasformazione e alla a t con f meno t con 0 del sottospazio di non osservabilità. Ma per un sistema a tempo continuo cosa accadrà? Come se vi ricordate, va bene, diciamolo per dualità,
Il sottospazio di controllabilità a zero per un sistema a tempo continuo coincideva col sottospazio di raggiungibilità. E anche qui, lo vediamo subito, succederà per un sistema a tempo continuo che il sottospazio di non ricostruibilità coincide col sottospazio di non osservabilità. La dimostrazione è immediata. Si può ragionare in questi termini. Questa trasformazione è una trasformazione non singolare. Allora, le dimensioni dell'immagine in questa trasformazione e quindi le dimensioni del sottospazio di non raggiungibilità coincidono sempre con le dimensioni del sottospazio di non osservabilità. Prima considerazione. Seconda considerazione, basta dimostrare a questo punto, va bene, che se uno stato X appartiene a uno dei due sottospazi, qualunque si vuole, allora appartiene all'altro e questo ci sarà sufficiente, vista l'uguaglianza delle dimensioni, per dire che i due sottospazi coincidono. Ora, se X appartiene al sottospazio di non osservabilità, allora la X della non ricostruibilità è uguale a D alla A T con F men T con 0 per questo X appartenente al sottospazio di non osservabilità, ma E alla A T con F T con 0 è una combinazione lineare di che cosa? Di potenze di A. 1, 2, il sottospazio di non osservabilità è un sottospazio invariante, da cui un x appartenente al sottospazio invariante moltiplicato per una qualunque combinazione lineare di potenze di A appartiene ancora a quel sottospazio invariante. La conclusione, se x la conclusione è la seguente, che qualunque stato appartenente al sottospazio di non ricostruibilità, essendo certamente uguale ad un vettore appartenente al sottospazio di non osservabilità moltiplicato delle potenze di A, appartiene al sottospazio di non osservabilità. Cioè, contenuto certamente nel sottospazio di non osservabilità. Il sottospazio di non ricostruibilità è certamente contenuto nel sottospazio di non osservabilità. E poiché le dimensioni sono uguali, i due sottospazi coincidono. E quindi per un sistema tempo continuo parlare di sottospazio di non osservabilità o di non ricostruibilità è la stessa cosa. La cosa non è esattamente vera per un sistema discreto. Il modo di ragionare ovviamente è lo stesso. Scriviamo l'analoga per un sistema discreto. Sottospazio di non ricostruibilità è uguale all'immagine. In che trasformazione però? Non in E. Secondo quale trasformazione? Non E alla A T con F meno T con 0, ma A alla K. Del sottospazio di non osservabilità. Allora, vale il ragionamento fatto prima? Va bene. Per far vedere che i due sottospazi sono uguali? Vale sì, ma in quale caso? Quando la trasformazione A alla K è non singolare.
Per cui se la trasformazione A alla K è non singolare, sono certo dell'uguaglianza delle dimensioni di questi due sottospazi. E una X appartenente al sottospazio di non raggiungibilità, essendo uguale a una X appartenente al sottospazio di non osservabilità, che è invariante per A alla K, ancora appartenente al sottospazio di non osservabilità, è chiaro che quindi che la X appartenente al sottospazio di non ricostruibilità è contenuta nel sottospazio di non osservabilità. Se le dimensioni sono uguali come prima, i due sottospazi coincidono. Non è detto quando A alla K è una trasformazione singolare, ma il che significa che è singolare la matrice A. Allora, se la matrice A è singolare, non è detto che il sottospazio di non ricostruibilità abbia le stesse dimensioni del sottospazio di non osservabilità. Può avere dimensioni inferiori, non superiori. Le dimensioni dell'immagine di un sottospazio sono sempre o uguali o inferiori, va bene, alle dimensioni del dominio, va bene, di quella trasformazione. E quando è che le dimensioni di teta nr possono essere inferiori? Quando il sottospazio di non osservabilità contiene il nucleo di A alla N, di A alla K. Allora, se contiene il nucleo di A alla K, quando ne fa l'immagine, diventa tutto il vettore nullo, per cui le dimensioni dell'immagine diminuiscono. Morale: per un sistema discreto il sottospazio di non ricostruibilità è sempre contenuto nel sottospazio di non osservabilità, non c'è dubbio. Ma non contiene elementi appartenenti al nucleo di A alla K. Il che significa che siccome il sottospazio di non ricostruibilità è anche lui un sottospazio invariante, e la dimostrazione è banalissima, se X appartiene ad NR, il fatto che questo sia un sottospazio invariante è banalissimo, si supponga che X appartenga al sottospazio di non ricostruibilità, allora X è uguale A alla K per un vettore eta appartenente al sottospazio di non osservabilità. Ma se ciò è vero, AX è uguale ad A alla K più 1 per eta, uguale ad A alla K per A eta. Ma A eta appartiene al sottospazio di non osservabilità, e se appartenendoci eta, anche A eta appartiene al sottospazio di non osservabilità, il che significa che AX appartiene al sottospazio di non ricostruibilità. Quindi se X appartiene al sottospazio di non ricostruibilità, anche AX appartiene al sottospazio di non ricostruibilità, e il sottospazio di non ricostruibilità è un sottospazio invariante. Ma se è un sottospazio invariante, cosa posso fare? Una decomposizione di Kalman. Va bene?
ottenendo, scrivo, la matrice A soltanto, va bene, un A11, A12, 0, A22, e scrivo il C. Ora, A11 definisce il sottosistema non ricostruibile. Se ho fatto la decomposizione di Kalman relativa al sottospazio di non ricostruibilità. Quali sono gli autovalori che certamente mancano in A11? Non ci sono autovalori di A11. Sono gli autovalori nulli. Perché? Se la matrice A, e quindi A alla K, ha autovalori nulli, va bene, la loro immagine è zero, va bene, e quindi niente, non appartiene al sottospazio di ricostruibilità. Gli autovalori nulli eventualmente sono presenti in A22. Morale: gli autovalori interni al sottospazio di non ricostruibilità sono tutti certamente diversi da zero. Mentre per il sottospazio di non osservabilità ci mancherebbe altro. Ci possono essere autovalori nulli interni. E quindi, se vogliamo, gli autovalori interni al sottospazio di non ricostruibilità sono gli autovalori interni al sottospazio di non osservabilità, una volta tolti gli eventuali autovalori nulli presenti. Facciamo una tabellina ora, va bene, per ricordare poi alla fine le proprietà. La dualità tra raggiungibilità e osservabilità, allora sia A, B, C un sistema, o continuo o discreto che sia. Il suo duale, se vi ricordate, è A trasposto, C trasposto, B trasposto. La sequenza dei simboli sia in ABC che in A trasposto, C trasposto, B trasposto mi dice che il primo simbolo A o A trasposto è la matrice dinamica, ovvio. Il secondo simbolo B in un caso, C trasposto nell'altro caso, è la matrice di ingresso dei due sistemi. Il terzo simbolo è la matrice di uscita, C in un caso, B trasposto nell'altro caso. Allora, ricordo che il sottospazio di raggiungibilità di questo sistema è legato al sottospazio di non osservabilità, chiamiamolo con tilde, non osservabilità, di quest'altro sistema, da che relazione sono l'uno ortogonale all'altro. È ovvio che il sottospazio di raggiungibilità, chiamiamolo R tilde, del secondo sistema, poiché il duale del duale coincide con il sistema originario, va bene, è legato al sottospazio di non osservabilità del sistema originario ancora da una relazione di ortogonalità. Il sottospazio di controllabilità a zero di ABC, non lo dimostro ma è così, anzi provatevici, va bene, è legato al sottospazio di non ricostruibilità del sistema duale, mettiamoci sempre il tilde,
Da che relazione ancora l'ortogonale del sottospazio di controllabilità è il sottospazio di non ricostruibilità e viceversa. Sottospazio di controllabilità è ortogonale al sottospazio di non ricostruibilità del duale e così via. Fermiamoci un istante sui sottospazi di controllabilità e di non ricostruibilità. Il sottospazio di controllabilità ha per autovalori interni certamente tutti gli autovalori nulli, sono certamente interni al sottospazio di controllabilità a zero. Questo ovviamente per i sistemi discreti, per i sistemi continui non ci sono problemi. Anche se il sottospazio di ricostruibilità può non avere al suo interno qualche autovalore nullo. Il sottospazio di controllabilità contiene il sottospazio di raggiungibilità, cioè le sue dimensioni sono maggiori o uguali. Sempre per un sistema discreto, uguali se la matrice A è non singolare, possono essere maggiori se la matrice A, nulla vieta che siano uguali ancora, se la matrice A è singolare, perché i suoi autovalori nulli possono essere esterni al sottospazio di raggiungibilità, ma sono certamente interni al sottospazio di controllabilità. Per dualità, le considerazioni su sottospazio di non osservabilità e sottospazio di non ricostruibilità. Controllabilità aveva al suo interno tutti gli autovalori nulli eventualmente presenti. Sto sempre parlando di sistemi discreti. Il sottospazio di non ricostruibilità non ha nessun autovalore nullo. Il sottospazio di controllabilità conteneva sicuramente, poteva avere dimensioni maggiori del sottospazio di raggiungibilità. Il sottospazio di non ricostruibilità è certamente contenuto nel sottospazio di non osservabilità ed ha dimensioni minori. Se c'è qualche autovalore nullo interno al sottospazio di non osservabilità, questo sparisce dal sottospazio di non ricostruibilità. Allora, quando ci vedremo la prossima settimana, la prima volta che ci vediamo, va bene, faremo qualche esercizio su questa bella robina qui, ma non so se finisco oggi. Dobbiamo ancora finire questa relazione di dualità tra la coppia AB, di cui si parla di raggiungibilità, controllabilità e così via, e la coppia C, di cui si parla di non osservabilità, non ricostruibilità e così via. Cos'è che ci manca? Cos'è che abbiamo fatto per quanto riguarda invece l'argomento raggiungibilità e non abbiamo visto niente sull'argomento osservabilità, di analogo? La reazione dello Stato. Una volta deciso che il sistema, ad esempio, era completamente raggiungibile, abbiamo detto e visto che è possibile effettuare una reazione dello Stato, va bene, per assegnare i poli del sistema in reazione dove voglio. Se il sistema non è completamente raggiungibile, non posso modificare, qualunque sia la reazione dello Stato, invece, gli autovalori esterni al sottospazio di raggiungibilità. C'è qualcosa di analogo nella osservabilità, un argomento che può essere esattamente il duale di questo?
Sì. Il problema che ci poniamo, allora vediamo il problema, è il seguente. Uno o più ingressi, ovviamente. E Y, una o più uscite. Partiamo da questa considerazione. Per effettuare una reazione dello stato, va bene, io devo misurare lo stato X. Ora, è sempre misurabile lo stato X? Disgraziatamente no. Ci sono delle variabili di stato che sono praticamente non misurabili, in qualche sistema, ovviamente. Primo motivo. Secondo motivo, se voglio misurare le variabili di stato, per ogni variabile mi serve un sensore. Sistemare opportunamente che mi dia in uscita una grandezza, normalmente una tensione, va bene, proporzionale alla variabile di stato che voglio misurare. E talvolta questi sensori costano delle barcate di quattrini. Allora, un secondo motivo per cui non posso misurare lo stato può essere un motivo tranquillamente economico. Mentre devo ammettere, e questo è abbastanza ovvio, che posso misurare le grandezze di ingresso e posso misurare le grandezze di uscita. Oh, attenzione, le grandezze di ingresso le devo poter misurare, fuori discussione. Ora vedremo perché. Sulle grandezze di uscita può darsi che qualcuna sia misurabile e qualcun'altra no. Nel problema che ora affrontiamo, con uscite indico quelle grandezze che sono misurabili. Se ce ne sono altre che non sono misurabili, per me non sono uscite. Allora, lo stato X del sistema avrà una sua dinamica x di t. Posso costruire un oggetto che sarà un sistema, va bene, che mi dia in uscita lo stato x del sistema, punto interrogativo. Ah, da un punto di vista di principio, la soluzione dovrebbe essere banale. Cosa potremmo fare? Uso il condizionale. Il sistema sia descritto da A, B, C, ovviamente. Costruisco un altro sistema, che è un sistema di segnali, mentre questo qui è un bel sistema, può essere una centrale elettrica, quindi bello, robusto e così via. Costruisco un sistema, va bene, schedina verde, intendiamoci, va bene, che descriva il nostro sistema originario, quindi sistema dinamico che abbia ancora A, B, C. Con C, attenzione, va bene, matrice identica, qui è C, qui invece matrice identica. Misuriamo l'ingresso e l'ingresso lo diamo, va bene, a questo secondo sistema. Teoricamente le equazioni del nostro sistema su cui voglio effettuare le misure dello stato e le equazioni
del suo, chiamiamo, modello sono le stesse. E quindi chiamiamo X cappuccio lo stato del modello, teoricamente X cappuccio di T coincide con X di T. Purché? Purché? X cappuccio di T con 0, istante inizio osservazione, sia uguale a X di T con 0, se no non è vero. Allora, bypassato un istante questo problema, da un punto di vista di principio, per valutare lo stato X di T, cosa basta che faccio? Va bene. Che costruisca un suo modello, C matrice identica, perché l'uscita sarà X cappuccio di T, tutto lo stato. E allora la matrice C deve essere la matrice identica. Va bene, in cui la x cappuccio di t coincide con la x di t. Ecco, ho misurato lo stato del sistema. Sono contento? Dico, posso proseguire o ci sono dei problemi? Va bene, nel realizzare qualcosa di questo tipo. I problemi sono due. Primo, già evidenziato, per essere virgolette certo che lo stato x cappuccio sia uguale a x di t, devo partire da stato iniziale uguale. Cosa che sarà ben difficile, a meno che non parta con tutti e due i sistemi da sistema a riposo. Secondo, lo stato x cappuccio che io calcolo dipende dall'ingresso. Lo posso vedere, un sistema di questo tipo, come un sistema di controllo per vedere lo stato x di t. Ma che razza di controllo è? È un controllo in catena aperta. Cioè la x cappuccio di t, va bene? Non ho nessuna sensazione se la x cappuccio di t sia corretta o meno. Per vedere quanto la x cappuccio di t è corretta, ho bisogno di un confronto in una qualche maniera. Le x non le posso confrontare, se no vorrebbe dire che effettuo già la misura delle x qui dentro. Ma questo ovviamente abbiamo detto non lo facciamo. Cos'è che posso confrontare quindi per vedere se le cose vanno bene o male? L'uscita, la y. E quindi vorrà dire che misuro, devo misurare le uscite e quantomeno le devo far sentire, e ora vedremo come, a questo sistema per vedere se la sua dinamica, non diciamo coincide, sarà, ma approssima abbastanza bene la dinamica del sistema originario. Allora cancelliamo questo A, B, C, I perché, va bene, ora con queste Y cambierà in generale questo sistema. Allora io voglio, cos'è, vediamo cos'è che vogliamo. Vogliamo che X cappuccio di T tenda allo stato x di t, ovvero sia la differenza in norma tenda a zero, va bene, e ovviamente dovremo accettare per t che tende a più infinito. Se riusciamo a, per t che tende a più infinito, diciamo ancora qualcosa di più,
qualunque sia l'ingresso UDT e qualunque sia lo stato iniziale del sistema originario e anche di X cappuccio. Ecco, un dispositivo di questo tipo, appena ammesso di riuscire a costruirlo, si chiama, va bene, viene chiamato, o osservatore dello Stato, o stimatore dello Stato, ma sarebbe molto meglio chiamarlo ricostruttore asintotico dello Stato. Si chiama anche osservatore, ma il nome non è corretto, osservatore. Perché non è corretto? Perché dalla definizione di osservabilità, un osservatore sarebbe un oggetto che va a stimare quale stato? Lo stato x di t con 0, all'inizio del periodo di osservazione, mi interessa lo stato x di t? No, assolutamente. Ciò che sto costruendo quindi non è un osservatore. Ho sottinteso che si trova in parecchi testi la parola osservatore, la accettiamo, ci mancherebbe altro, però con questa precisazione. Cosa stiamo cercando di valutare? La x di t, va bene, tempo corrente, va bene, e guardate che si potrebbe costruire un oggetto che mi valuta in maniera virgolette precisa la x all'istante presente, ma per semplicità si preferisce dire che valuto la x di t con la sola condizione che la x di t tenda, che la x cappuccio di t tenda a x di t per t che tende all'infinito. E quindi costruisco qualcosa che mi valuta sì la x all'istante t, ma con precisione quando t tende all'infinito. Ecco perché si chiama ricostruttore, mi valuta la x all'istante t con errore, asintotico perché la precisione la raggiungerei per t che tende all'infinito. Allora scrivo le equazioni, no vabbè lasciamo stare, non le scrivo le equazioni, va bene. Fermiamoci qui, la prima cosa che faremo, a questo punto, giovedì prossimo. La prima cosa che faremo giovedì prossimo è scrivere l'equazione dell'osservatore e poi faremo qualche esercizio.